Molto probabilmente, se queste cose non avvengono, è dovuto dal fatto che esiste una causa a monte che impedisce che questo fatto si possa realizzare. E quindi ecco perché parliamo di single anziché di persona, perché parliamo di una persona che ha particolari esigenze, quello di esternare l'amore verso un ente esterno che però non si può definire amore come lo definiamo comunemente, è un altro amore, quello genitoriale in sostanza, rispetto a quello sentimentale. Ecco, questo stavo dicendo per capirci bene. C'è una differenza. Allora, perché non accedi all'amore sentimentale per poi accedere naturalmente all'altro? Perché esistono delle problematiche appunto sentimentali. Queste problematiche sentimentali da dove nascono? Nascono da forti turbamenti nelle relazioni sentimentali affettive che questo single ha subito nella sua vita, a torto o a ragione, ma comunque è stato subito. E particolarmente questi traumi provengono all'interno della famiglia d'origine, poi dopo le esperienze relative della vita potrebbero aver rafforzato quindi la matrice genitoriale come causa. E allora nasce questa esigenza di surclassare, ossia saltare una sequenza logica in sostanza, in questo caso una logica naturale, per poter esternare quest'amore saltando il partner in sostanza. Questo è il punto fondamentale. Questo è lo stato, la posizione psicologica in cui ci troviamo. Da lì parte l'adozione, che va benissimo, a mio avviso, in termini di sostegno, d'affetto, d'amore verso naturalmente questo figliolo adottato, ma manca di un aspetto fondamentale, e l'amore genitoriale. Allora, a questo punto possiamo chiederci all'adottante cosa comporta questo di trovarsi con un unico genitore anziché con due genitori. Naturalmente anche lo stesso presentatore ha detto delle cose importanti. Mia madre è rimasta vedova e io Carlo Conti, ho avuto praticamente una vita serena e felice, eccomi qua, quindi non capisco per quale motivo non deve essere. È vero, questo è esattamente vero, ma dobbiamo prendere in considerazione una cosa, che la mamma non ha avuto delle repulsività nei confronti di un partner, cioè questo non è che comporta qualcosa di fatto nella relazione tra genitori, perché non è dovuto a scelte personali se muore un genitore in sostanza e l'altro rimane vedovo, ma e non ha, anche mia madre non ha avuto nessuna intenzione di risposarsi pur rimanendo vedova a 39 anni, mi ricordo che devo dire abbastanza, ecco, però rimane questo spirito, diciamo così, d'amore inteso anche sul piano sentimentale. Quindi mi chiedo, potrebbe subire delle conseguenze un figliolo o comunque adottato, perché no, un figliolo adottato, possiamo dire così, venendo a mancare un requisito fondamentale nell'adottante, ossia l'assenza di un sentimento creativo, che è quello relativo alla coppia in sostanza. E allora dobbiamo prendere atto che comunque può essere superato questo blocco, perché comunque il genitore naturale esiste sempre e costantemente nella mente dell'adottante, nella mente dell'adottato, esiste sempre, non è che qualcuno glielo deve creare questo genitore naturale, e praticamente esiste sempre quello che viene definita la paura dell'emulazione del mito genitoriale, che dice tutto ciò che tu hai giudicato e criticato negativamente
nei confronti del genitore del medesimo sesso temerai per tutta la vita essere presenti in te gli stessi difetti o vizi comportamentali di questo genitore. E tutto ciò che tu hai giudicato e criticato negativamente nei confronti del genitore di sesso diverso, temerai per tutta la vita di essere attratto nei confronti di partner avente gli stessi difetti o vizi comportamentali di questo genitore. Quindi ci sarà sempre un'analogia in sostanza che guida questi eventi. E l'adottato, e poi ti do subito, l'adottante è fuori da questo meccanismo, ecco, è fuori gioco. È fuori gioco. Pertanto effettivamente rimane un sostegno, un aiuto diretto verso praticamente una persona. Certo, qualora questa persona dovesse essere tolta per motivi, anche ragioni di Stato, diciamo, a favore dell'adottante, deve essere tolta dalla famiglia d'origine per darla a un adottante esterno, e beh, tante volte ci troviamo, ho persone che vengono in studio in cui praticamente hanno passato la loro vita infantile adolescenziale con l'adulto significativo, ossia la mamma e il papà naturali hanno proprio deciso, dato che non avevano l'opportunità di poter sostenere economicamente i 3-4 figlioli, di dare proprio in affidamento, uso il termine perché non posso dire in adozione, dico in affidamento, praticamente il proprio figlio a un parente, il quale cioè questo figlio si è trasferito praticamente e proprio ha avuto un adulto significativo come genitore in un certo senso. Però rimane sempre l'imprinting. L'imprinting rimane e quindi praticamente io credo assolutamente che fanno bene quelle nazioni che definiscono, e ti do subito la parola, definiscono praticamente che non ci sia nulla di male aiutare una persona che soffre rendendole la vita migliore, certamente non peggiore di quella vissuta prima. Quindi sotto questo aspetto è estremamente positivo. Ecco, prego. C'è una domanda? Arriva il microfono. Beh, dunque, sì, anche questa è un'esperienza che ho vissuto ormai nei miei 40 anni di attività professionale, circa 13 persone al giorno, quindi tutti i giorni della settimana. Posso dire che il punto fondamentale è che è giusto che sia detto, e si sceglie questa possibilità quando ci troviamo verso la quasi vicino alla maggiore età, quindi vicino ai 16, 17.